E bentornati qua su Stray, io sono Fablinker e oggi appunto siamo qua per un nuovo episodio. Allora, eravamo giunti in questo posto molto rincuorante, vicolo cieco. Il nome non fa presagire ottime speranze, però insomma, ci si prova quantomeno. Mamma mia, sto a fare parkour. Come cavolo si fa? No, 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 no. Calma, calma, calma. Vabbè. È un bel casino sta parte, eh. È davvero un bel casino. E mo? Ah, qua sotto. Ammazza, oh. Perfetto. Dovremmo esserci un po' svignata. Per il momento. Non è stato semplice, però. Ok. Ah, così, ok, ho capito. Non capivo come fare, ma ho capito. No, comunque è spettacolare. No, poveraccio, no. Adesso una botta assurda. Ha fatto un volo. Ammazza, che volo che ha fatto. Sto gattino. Stai bene? Hai fatto un bel capitombolo. Doc dovrebbe essere dei paraggi. Ci siamo quasi. Ma a quale prezzo? Ci siamo spaccati tipo tutto quello che avevamo. Non riesce nemmeno a camminare. Sta messo in condizioni pietose. Oh, si è un po' ripreso. Sembrerebbe. Ok, perfetto. Ok, siamo arrivati qua, in questo punto. Sembra tipo una vecchia città, però evacuata, praticamente. Chissà, vabbè, cos'è successo? Posso immaginarlo, però. Usa oggetto. Non penso che debba usare questo. Mi mancano delle componenti per funzionare. Appunto, non ce li ho questi componenti io, però. Dove li troviamo i componenti? Da quest'altra parte? Immagino di sì. Che postaccio, mamma mia. Qua non ci posso entrare? Posso entrare? Ma che diavolo ci fanno lì dentro? Questo va bene così. Vediamo se giù c'è qualcosa. C'è un signore giù, ma che ci fa? Aia. Wow. Un attimo, tu non sei uno Zurk. Chi sei? Hai addosso la mia spilla, come l'hai trovata? È stato mio figlio a mandarti. Oh, Simus, piccolo genietto. È un'eternità che sono qui da solo. Ero venuto a collaudare il mio Defluxor, ma non è andata secondo i piani. Vorrei tanto tornare a casa, mio figlio mi manca moltissimo. Non sa come fuggire da qui in poche parole, però posso farmi un giro attorno alla casina. Se
Non so cosa mi darà sta cosa, però. Ehi, fa piano con quel defluxor. Al massimo della carica può ridurre uno Zurk a un'esplosione di coriandoli. A che non si avvia. Credo sia soltanto saltato un fusibile. Per me è troppo pericoloso riuscire a ripararlo. Sì. Attenzione, abbiamo un punto di svolta. Sembrerebbe, eh. Il punto di svolta è venuto, è arrivato. Allora, c'è un ricordo. Ho visto gli umani indossare costumi di questo tipo. Erano minuscoli, scorrazzavano in giro e facevano un gran fracasso. Mi sa che erano bambini. Infatti. Vabbè, nuovo ricordo recuperato. E fino a qui tutto bene. Dov'è il tizio? Dicami. Tieni, prendi questo fusibile. È il nuovo di zecca. Fusibile. Oh, grazie. Vabbè, arriveranno dei Zurk. Vabbè, speriamo di non avere grossi problemi, anche se la vedo molto dura. Se non sbaglio, il fusibile è giù. Cioè, giù, scusate, era da questa parte. Quindi dopo arriveranno un sacco di Zurk? Mi sa di sì. Usiamo il fusibile. E ok. Ce la si è fatta. Io scapperei, così, su due piedi, poi non lo so. Fai un po' come ti pare, ecco, appunto. Ah, me li sconfigge lui, almeno, dai. Ah, mi aiuti? Ah, ho preso la parte sbagliata, vero? Ritentiamo, ho sbagliato forse la via. Forse. Vabbè. Non è andata benissimo. Ah, ok. Di qua non può arrivare? No, 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 no. Dai. Ok, wow. Ce l'abbiamo fatta. Festeggiamo. È super contento lui. Straordinario, hai ripristinato il generatore. Hai visto che potenza del Fluxor? È decisamente il nostro biglietto di sola andata. Aspetta un attimo, potrei riuscire a montare defluxor sul tuo drone. Ecco, grazie. Se riesci, sono contento. Almeno abbiamo un'arma con cui sconfiggere questi Zurk maledetti. Che male non fa. Ha funzionato. Adesso il defluxor è installato sul tuo stilosissimo drone. Non è progettato per venire alimentato da una fonte elettrica così esigua. Se utilizzato troppo potrebbe guastarsi, ricorda, è pericoloso. E adesso rientriamo al villaggio. Sto tornando, figliolo. Ok, quindi devo seguir lui in poche parole. E come si usa? Ah, così. Fighissima questa cosa. Ce la faremo a tornare al villaggio?
No, vabbè. È troppo bello, raga. Sì, l'ho già fatto, Doc. Buongiorno, eh. Cioè, non so. Speriamo bene. Ho un po' di timore che non possa durare poi così tanto. No, quindi? Che si fa? Deve esserci un modo. Ho capito. Dimmi come, lo sai tu? Come potrei fare? Domanda. Vediamo se riesco a passare di qua. Mo' ho capito. Mo' ho capito. Vediamo se non faccio danni. Un attimo. Ma si rompe subito sto coso. Cioè, fa veramente presto a rompersi. Ma che ca... No, si è rotto. Si è guastato. Ok, sì, ma sarà un incubo questa parte. Ma che cazzo. Ce la faremo? Chi lo sa. Ci è mancato poco, torniamo a casa. Molto poco, molto poco. Forse anche fin troppo poco. Per i miei gusti. Però muoviti, cioè. Non c'è molto tempo. Ah, ma questa è la porta famosa, mi ricordo. Credo, eh. Che c'è? No, non è questa la porta di cui mi ricordavo, sinceramente, però... Però siamo arrivati, eh. E tu che ci fai qua? Immagino la domanda. Quello è il figlio. Ce l'ha fatta, dai. L'abbiamo trovato. È una bellissima cosa questa. Abbiamo fatto un bellissimo gesto. Noi ci fa le coccole. Grazie di aver stato Doc, piccolo amico. È fantastico sapere che Simus non è più solo. Adesso sappiamo di poter rispondere all'attacco degli Zurk. Momo si sta aspettando nei pressi delle fogne.
Abbiamo fatto una gran cosa a dire poco. Ah, ma sono là le fogne. Sono qua. Eccomi. Momo ti sta aspettando al bordo della sua barca. Puoi raggiungerlo, ma sei sicuro di aver fatto tutto quello che volevi qui? Perché chiuderò la porta alle tue spalle e non voglio che si fini su un Zurk. Oddio, non lo so, ragazzi. Io sarò fatto tutto quanto. Dove lo vedo? Perché secondo me qualcosa manca. Vabbè, ho capito. Non ce l'ho. Non ho le tre lattine io. Non so come fare, ragazzi. Io ho guardato tutta la città, però non l'ho trovata. Vabbè, facciamo finta che va bene così, eh. Poi magari per i cavoli miei farò tutto quanto in un secondo momento, quando ricomincerò il gioco e così via. Non è un problema, perché sennò vi faccio annoiare e non voglio. Eccoti, Momo. Salve. Qua c'è qualche collezionabile? No. Non c'è niente, sembrerebbe. No, direi no. Come si sale, Momo? Di qua. Ok. Andiamo, sì, andiamo. Andiamo, sì. Ce la si è fatta. Finalmente possiamo proseguire in questa avventura. Bello. Veramente un gran bel gioco, ragazzi. Veramente un gran bel gioco. Ovviamente mi deve piacere un po' il genere, però è molto bello. Le fogne. Io, ragazzi, mi fermerei qua per il momento. Noi ci becchiamo al prossimo episodio, che uscirà tra poche ore. Vi ricordo il link in descrizione per supportare il canale e ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi e grazie ancora.